No, questo è quello sbagliato. Dove l'ho messo? Ok, partiamo allora con il corso base, la prima parte. È un corso veramente basilare, le cose più semplici che si devono sapere all'inizio, proprio quando uno si approccia al forex o al trade in generale ed è praticamente agli inizi, che non sa proprio niente. Quindi questa prima parte è proprio per chi è all'inizio, all'inizio, per chi già qualcosina la sa, magari rispolvera un attimino le cose, oppure magari gli viene illuminata una cosa che pensava che fosse diversa. Allora, andiamo avanti, vediamo come faccio qui a passarlo. Ok, mi viene un boccettino perché mi ha un po' agitato tutta questa situazione di creare link, non creare link. Via. Allora, che cos'è il Forex? Il Forex logicamente è una parola che raggruppa un significato, il Forex Exchange Market, più comunemente si chiama Forex, Currency Market, Spot Market, Retail Forex, FX e tutto il resto. La cos'è il Forex? Il Forex è lo scambio, il mercato più grande finanziario al mondo, dove vengono scambiati più soldi, c'è cioè una liquidità enorme, pazzesca. Io adesso qui ho scritto 4 trilioni al giorno. Varia dalle giornate con poca volatilità, che varia un attimino dai 3 trilioni ai 5 trilioni quando c'è una giornata veramente con tanto, ma tanto, tanto movimento. Perché c'è così tanta liquidità nel Forex e non, per esempio, nella borsa di New York, oppure, che ne so, nelle borse europee, mettiamo assieme la borsa di Spagna, Italia e tutto il resto, perché non c'è lì più movimento di liquidità di soldi che non nel Forex? Perché ogni volta che vengono scambiate anche delle azioni, poi potremmo andare a parlare di pacchetti di futures e tutto il resto, però quando vengono cambiate delle azioni, sia del bancario e sia dell'azionario, cosa succede? Che anche se un americano vuole comprare delle azioni della Fiat, non le potrà comprare in dollari, dovrà fare anche lì lo scambio, perché le azioni della Fiat sono quotate in euro, quindi verranno anche lì scambiati i dollari in euro. Per questo che il Forex racchiude un volume più grande che qualsiasi borsa, quindi ci sono più liquidità nel Forex che nelle borse. Il Forex praticamente è un gruppo di banche, broker, trader, proprio per parlare di fondi di hedging e tutto il resto, raggruppati assieme formano il Forex. Quindi anche noi, con le nostre piccole posizioni, con le nostre briciole, come le chiamo io, facciamo parte di questo mercato di Forex. Poi, una piccola parentesi, per vedere tutte queste posizioni qua si dovrebbe andare a studiare un attimino il Cotton Report, che vi presenterò magari nel corso avanzato o lo aggiorneremo ogni lunedì appena ce l'ho pronto, magari prima di fare il corso base vi aggiorniamo con il Cotton Report che viene aggiornato ogni domenica notte. Ok? Bene, andiamo avanti. Se ci sono domande, mentre io parlo, non c'è problema, me le scrivete adesso, mi sono messo anche la finestra dove le posso leggere, quindi mi fate la domanda, io vi rispondo volentieri. Ok? Dov'è il Forex? Vi siete mai chiesti dov'è il Forex? Dov'è che io posso andare a scambiarmi dove andare a scambiare? Dove posso andare a scambiare i miei soldi oltre che in internet? Scusate però, c'ho il monitor che mi stava andando. Ok, dov'è che posso andare a scambiare? Ok, io vi faccio un esempio. Se io vado, esco dalla stazione dei treni e arrivo all'uscita, c'è sempre quel baracchino dove c'è scritto exchange, dove si cambiano i soldi. Quando io arrivo in un altro paese, c'è sempre quel baracchino dove io cambio i soldi. Lì è una sede fisica di Forex, per farvi l'esempio. Quindi è un controsenso dire che una sede fisica non esiste, non c'è.
In effetti non c'è perché viene scambiato online, la maggior parte è over the counter, quindi non c'è una sede dove si possono scambiare i soldi, però volendo io potrei andare in banca, comprarmi adesso, che ne so, un esempio sbagliato perché adesso magari comprare i dollari non sarebbe tanto, sono molto cari. Comunque se adesso io mi compro, perché il dollaro è molto basso, vado a comprarmi 10.000 dollari, me li metto a casa, appena il prezzo del dollaro sale, ritorno in banca e me li vado a ricambiare in euro. Quindi ho fatto Forex con una sede fisica, però dovrei aspettare molto più tempo. Adesso con i sistemi online, con i broker che abbiamo noi, per esempio, FishClub, con tanti altri sistemi online, possiamo andare a scambiare i soldi giornalmente, magari anche non scambiando 10.000, ma scambiando anche 100.000 euro o dollari, anche se non ce li abbiamo nel capitale, ce li abbiamo lo stesso perché li possiamo scambiare, ok? Usando la leva che ci offre il broker. Ok, quindi la sede fisica del Forex non esiste, quindi non c'è, però se uno se vuole proprio immaginare che il Forex si può fare anche tra amici, quando uno è in tasca dei dollari e uno è in tasca degli euro, si possono fare degli scambi anche di Forex. Ok, per farvi l'esempio veramente pratico, voglio che questo corso base sia veramente la cosa più stupida che esiste per capirla. Non vi sto dicendo che siamo degli stupidi ad ascoltare queste cose qua, però la cosa più semplice, vi faccio un esempio. Io per esempio quando ho cominciato a confrontarmi con questo mercato non sapevo neanche che cos'era l'euro-dollaro, non sapevo che esisteva questa quotazione qua. E sapevo che... Chiaro che se io cambio paese dovrò avere un'altra valuta, però non avrei mai pensato che ci fosse stata questa speculazione se io vado a cambiare una cosa, invece c'è veramente. Allora, è questo che noi stiamo facendo, siamo degli speculatori, che suona come una parola brutta essere speculatore, però insomma è così, è un lavoro come gli altri. Bene, andiamo avanti. Cosa avviene sul Forex? Allora, io ho preso adesso un esempio di un italiano, quindi di Aldo, che a gennaio del 2011 decide di andare in America per un anno, ok? Con in tasca 10.000 euro. Allora, Aldo è un ragazzo giovane, ha appena finito il militare, che adesso non ci va più, comunque appena finito il militare, e decide di andare un anno in America per imparare bene la lingua. Cosa succede? Prima di partire va in banca e cambia i suoi 10.000 euro in dollari americani, al tasso di cambio di 1,30, quindi 1,30. Quindi arriva in America con 13.000 dollari, che qui il calcolo mi pare un attimino anche sbagliato, però è uguale, non importa. Facciamo l'esempio così con le cifre rotonde, così siamo a posto. Ok? Andiamo avanti. Nel gennaio del 2012 lui ritorna in Italia dopo un anno, con in tasca 8.000 dollari. Va in banca e rimette questi 8.000 dollari, li ricambia al tasso di cambio di 1,35, quindi si riporta in Italia 10.800. Involutamente, senza pensarci, Aldo ha fatto un cambiamento, ha fatto un'azione di Forex, ha fatto del Forex mentre stava via per un anno. E quello che vi ho detto prima, che cosa potrebbe succedere se uno vuol fare del Forex con dei soldi liquidi, basta che vada in banca, prende i soldi, li cambia, se li mette sotto il cuscino e aspetta un anno. Ok? Quindi questa è la base fondamentale per fare il Forex, che poi sia euro-dollaro, sia sterlina-dollaro, che sia anche l'oro per esempio. L'oro è quotato in dollaro, quindi bisogna tenere un attimino d'occhio anche la quotazione del dollaro. Ok. Il tasso di cambio. Il tasso di cambio non è altro che il rapporto tra una valuta e un'altra. Chiaro che questa cosa... Dice, ma Paolo, che cosa ci stai parlando? Che cos'è il tasso di cambio? Lo sappiamo tutti. Sì, lo sappiamo tutti quanti, però magari rispolverando un po' un attimino, capite che è importante anche andare a controllare nei singoli paesi come sono le politiche valutarie, per esempio. Cosa sta parlando adesso Carney in Inghilterra? Cosa sta parlando Mario Draghi? Così, per tenere sotto controllo la differenza del tasso di cambio. Ok, tasso di cambio di sterlina a dollaro indica quanti dollari americani ci vogliono per acquistare una sterlina inglese. E qui ritorniamo al punto. Se io ho sterlina GBP USD, ho la sterlina inglese contro il dollaro americano, giusto? Ok.
Che cos'è che io sono, quando io vedo questa coppia, questo cross di valute? Se io vendo e se io compro sulla sterlina, adesso vi faccio una domanda un po' trabocchetto per vedere se mi state seguendo. Se io ho la sterlina contro il dollaro, quindi GBP USD, se io vendo, cosa sto vendendo? Vediamo se chi mi sa rispondere a questa domanda da 500 milioni di dollari. Se ho la sterlina contro il dollaro, GBP USD, cosa sto vendendo? Ok. Cioè, la domanda è già chiara perché dico la sterlina contro il dollaro. Quindi, allora, la moneta principale, quella di sinistra, tra una coppia di valute, quella di sinistra, è sempre la principale. Quella che io scambio, quindi se io compro, se vendo, è sempre la sterlina. Quindi non, devo sempre tener conto che se io vendo, sto vendendo la sterlina, quindi sono consapevole che la sterlina deve perdere di valore. E in altro caso, il dollaro, chiaro, essendo forte, deve acquistare valore per spingere giù la sterlina. Se io ho il dollaro debole, non avrebbe senso andare a vendere anche la sterlina. Andrei più a comprare la sterlina perché intanto so che il dollaro è debole, quindi avrà più forza la sterlina contro il dollaro. Ok, questi sono casi che poi dobbiamo andare a vedere le correlazioni, dovremmo andare a vedere come sono ogni singolo paese, come è messo e tutto il resto. Ok, l'euro-dollaro, anche qui ho fatto un esempio con cifra tonda 1,3 dollari, non è il caso, però è uguale, non importa. L'euro-dollaro significa che per acquistare un euro ci servono 1,3 dollari. Ok, io faccio sempre i conti un po' rotondi per non star lì a perdere tempo. Euro contro dollaro, dollaro contro yen 96. Sempre la moneta, la valuta secondaria, quindi quella di destra, è sempre la controparte della moneta principale. Ok? Perfetto, quindi in questo caso lo yen adesso, dopo che è stato manipolato dal governo, non so, io, saranno mesi che non lo trado proprio di fondo, ogni tanto faccio qualche entrata, ma a livello tecnico, non a livello fondamentale, perché lo yen è molto manipolato dal governo per il momento, ancora, da un anno a questa parte, sono di più, hanno una politica monetaria che stampano lo yen come carta igienica, quindi logicamente è facile manipolarlo. Che cos'è lo spread? Questo è importante saperlo perché lo spread è la differenza tra il prezzo del bid e dell'ask, della compra e della vendita di qualsiasi coppia di valuta. Adesso mettiamo un attimino il grafico, andiamo a vedere se riusciamo a fare la differenza. Ok. La differenza tra questo prezzo di... Si vede il mouse? Riesco a prendere la penna. La differenza tra questo prezzo e questo prezzo, quindi tra questo e questo, quello che c'è tra questo e questo è lo spread. In questo caso è lo spread che serve a noi, non è lo spread di un paese, non è lo spread di qualsiasi altra cosa che viene chiamata spread, è lo spread che paghiamo noi per aprire e chiudere una posizione, lo paghiamo una volta sola, non è, quindi rispondo anche alla domanda che mi hanno fatto prima, lo spread si paga due volte? No, si paga una volta sola. Lo pago al prezzo di entrata, nel senso quando io entro, se io vendo il prezzo a questo prezzo qua, in questo caso l'euro-dollaro. Se io entro, sono andato via. Ci sono ancora? Mi potete sentire? Mi sentite? Se qualcuno mi sente, mi scrive per favore. Ci sono? Ci sono ancora?
Ci sono? Mi date l'ok? Sono tornato? Si sente adesso? Adesso? Siete così gentili, mi potete scrivere? Ho visto che è andata via un attimino la connessione. Adesso mi sentite, no? Ok, perfetto, è andata via un attimino la connessione, non so perché, boh, non succede. Ok, non importa, allora, ritorniamo da noi. Questo qui, la differenza tra questo prezzo e questo prezzo è quello che praticamente noi paghiamo al broker, quello che ricava il broker da noi, in questo caso, quando noi apriamo una posizione. Allora adesso a questo punto io, perché il broker mette a disposizione questi webinar? Perché il broker cerca di fare una formazione che ogni persona, ogni trader, ogni cliente riesca a guadagnare dei soldi? Perché il broker, se il broker è un broker serio, non vuole guadagnare sul vostro conto bruciato, il vostro conto che vi bruciate perché non usate una leva giusta, ma vuole guadagnare sulle posizioni che voi aprite. Quindi più tempo voi siete nel mercato, più tempo continuate a lavorare con questo broker, ad aprire le posizioni, quindi aprire e chiudere posizioni, portare a casa dei guadagni, magari anche a volte qualche perdita perché il 100% nel forex non esiste, il broker continuerà a farvi fare delle lezioni, continuerà a darvi dei consigli, a mandarvi dei segnali e tutto il resto per farvi guadagnare. Quando un broker si comporta così è un broker serio, però il broker logicamente è anche lui un'azienda, vuole anche lui guadagnare e quello che guadagna è la differenza di questi due prezzi. In ogni coppia, anche sull'oro, uguale dove lui guadagna sempre solo in questi due prezzi. Ok? Quindi questo è da tenere di conto, la differenza tra questo e questo. Ci sono tantissimi, faccio una piccola parentesi, ci sono tantissimi indicatori. Basta andare nella rete a cercarli, ma comunque per così non mi pare che sia già dentro, basta andare su inserisci indicatore e qui c'è spread on chart e si vede, vediamo se riesco a farlo mettere, vedete che qui sopra adesso è coperto da un mio indicatore, vediamo se riesco, non lo riesco. Vedete che qui c'è lo spread praticamente, no? La differenza, adesso questo qui non so se è l'indicatore giusto, fammi vedere. Uguale, comunque ci sono degli indicatori che ti fanno vedere lo spread, senza stare, ti fanno il calcolo di queste due differenze e ti dicono quanto sei, 1,5, 1,6, quindi è più facile ancora da vedere. Ok? Torniamo alle slide. Come ci si arriva allora? Qui non si vede però, non si vede perché c'è un indicatore, facciamo così. Mettiamo un grafico vuoto dove non ho indicatori dentro, mettiamo la fase proprietà, mettiamo il formato neutro, quindi mi diventa bianco, tolgo gli indicatori. Ok, adesso se io vado su inserisci, indicatori, personalizza, spread on the chart o spread solamente, adesso non so qual è l'indicatore di base, do l'ok, vedete qui sopra mi dà i punti. Adesso ho messo il dollaro franco svizzero è 26, quindi è un 2 pips, 9, 30 punti. Essendo da un paio d'anni a questa parte una legge che il mercato deve essere liquido e poi per eliminare il classico requote, che era quello che non ti faceva andare in posizione quando volevi tu, tutti i mercati sono a 5 decimali, quindi prima erano magari anche, c'erano anche dei broker un po' strani che ti davano 2 pip soli o un pip fisso. È impossibile dare un pip fisso a un cliente se il mercato è liquido, quindi ci sarà sempre uno spread variabile. Il broker che ti dà lo spread fisso, starei un po' attento a queste cose qua, perché vuol dire che non sta usando un mercato liquido, ma sta usando un mercato virtuale per darti lo spread fisso. Quindi se magari uno può guardare dove c'è molta più volatilità, lo spread sarà variabile, stare attento a se è più alto o più basso. Ok? Adesso io ho fatto un esempio col dollaro franco svizzero, andiamo a vedere che non so, il dollaro australiano, lo mettiamo qui. Non me lo apre. Lo posso trascinare qui? No. Andiamo al dollaro australiano. Cambiano un po'.
Vedete qui ci sono 40 pips, quindi 4 pips, 4,1. Ci sono le monete, quelle esotiche, chiamate esotiche, che non so, andare a scambiare qualche moneta indonesiana, non so, vediamo lo ZAR per esempio, che lo spread è sempre più alto. Ci sono anche degli spread veramente altissimi che arrivano a 200 punti, quindi dovrete stare un attimino un po' più attenti. L'euro-dollaro per il momento è a 17, 1,7, perché la coppia con che viene scambiata molto di più, quindi vedete 1,6 e così via. Okay. Questo non è proprio la parte base, però è interessante da sapere. Come ci si arriva? Basta andare, Francesco, indicatori, personalizza e vai sull'indicatore spread. Adesso io qui ne ho 3, 4 dentro, però adesso non so, uno c'è di default dentro sul MetaTrader, se non ce l'hai me lo chiedi, te lo mando io via Skype. Ok? Basta che me lo chiedi, se non ce l'hai già inserito, ma normalmente dovrebbe essere inserito. Addirittura ho scoperto che oggi il MetaTrader ha fatto un update. Adesso non so se su questo conto l'ha già fatto, basta, no, non ce l'ha ancora. C'è una funzione in più sul terminale, però in questo qui no, perché è acceso giorno e notte, quindi non ha ancora fatto l'update. Dovrei spegnerlo per farlo ripartire. Ok, visto che siamo ancora nella chat grafica. Se non ci sono vuol dire che li ho inseriti io, te li do io, non c'è problema. Francesco, non c'è, può darsi che non ce l'hai, me li richiedi, se mi dimentico me li richiedi due volte perché mi dimentico. Allora, ritorniamo qui, visto che siamo ancora nella chat, siamo ancora nella chart dell'euro-dollaro, e così approfondiamo per chi è arrivato un attimino prima. Vedete che l'idea è da questa linea gialla arrivare a questa linea blu. Fino a quando non mi va sotto qui, la giornata dell'euro-dollaro è long. Ok? Bene, era solo per chi mi ha ascoltato un attimino prima. Allora, torniamo alla nostra slide. Che cos'è lo spread praticamente? Inutile che perdo tanto ancora a spiegarvelo, è questo qui. Ricordatevi che il bid, prezzo di vendita, che poi sono alla fine diventa quasi talmente automatico tutto che bid e ask, tutte queste cose rimangono nella testa, però non sono in gergo usati, diciamo, il prezzo del bid, ask e così via, però è interessante sapere che bid, prezzo di vendita, e ask, prezzo di compra, ok? Quindi ask è la domanda e bid è l'offerta, giusto? Quindi il prezzo viene offerto a quella quotazione e il prezzo di compra viene viene domandato. È la domanda, è il prezzo di compra, quindi se tu lo vuoi lo puoi comprare a questo prezzo qui. Ok? Quindi la differenza è conosciuta come spread. Ritorniamo dall'inizio alla fine, siamo sempre sullo spread. Ok? Bene, andiamo avanti. Vero, ogni tanto mi potevo portare un po' d'acqua. Allora, spiegazione di un pip. Questo è interessante, perché alla fine, magari anche per tradare il DAX, l'oro, dove si muove molto più veloce il mercato, nel senso si muove, la candela saranno sempre le stesse, però il prezzo, i soldi, la posizione si muove molto più velocemente, perché lì la quotazione del pip è diversa. Ok? Quindi dovete stare un attimino attenti, fatevi un attimino delle prove in demo, e andrete a capire che l'oro, il DAX, le azioni in generale sono diverse. A questo punto vi spiego che se volete andare a tradare, per esempio, adesso non so se mi pare di sì, comunque c'è anche Facebook dentro, oppure la Fiat, tutte quelle cose lì. Se state a fare del trading, non vi consiglio di tradare il Facebook o che ne so, o Apple, perché è un mercato talmente poco volatile, nel senso nel Forex è molto quotato nelle azioni di borsa, però dovrebbero andare a comprare dei pacchetti di stock da cambiare praticamente, si comprano e si rivendono, e questo non è possibile con questa piattaforma, non è possibile con questo broker, è possibile soltanto se si usa un broker che è connesso con diverse piazze di mercato di borsa, però questo si parla già di arbitraggio di borsa. Io l'ho studiato, lo sto ancora studiando, ogni tanto prendo delle lezioni a pagamento, però è molto molto più difficile. Quindi se volete fare del Forex,
limitatevi a le coppie di valute, le azioni, le commodity, però lasciate stare, che ne so, adesso non so se c'è dentro, ma Finmeccanica, Fiat, quelle cose lì, non è il caso di tradarle. Ok, andiamo avanti. Che cos'è un PIP? Il cambiamento di valore più comune nelle monete è un PIP, è l'ultimo decimale che trovate dopo la virgola, quello lì è il PIP, ok? Quindi se andate a tradare dei mercati tipo il DAX dovete farvi un attimino il conto un po' diverso, ok? Come si calcola un PIP? Allora, qui c'è una formula che è il PIP diviso il tasso di cambio, PIP diviso il tasso di cambio valore di un PIP. Se andate a vedere nel mio sito, che poi vi do l'indirizzo, potete andare a vedere degli esempi come calcolarvelo, che poi vi spiego una cosa. Se voi fate delle prove in demo o anche in reale, alla fine che cosa vi comporta sapere quanto vale un PIP? Vi serve secondo voi sapere quanto vale un PIP? No, secondo me non vi serve, perché alla fine voi andate a scambiare il prezzo, non andate a scambiare i PIP, non andate a scambiare la differenza del tasso di cambio, andate a scambiare una cosa praticamente in base a delle analisi tecniche o delle analisi fondamentali se il prezzo sale o il prezzo scende. Quindi se avete fatto magari un attimino del trading con l'euro-yen o con il dollaro-yen, vi sarete accorti che l'otto non è giusto giusto 10 dollari, ma è che ne so, 8 dollari qualcosa e così via, perché lì è diverso il tasso di cambio. Ma cosa vi comporta a voi saperlo? Più di tanto no, però è bello alla fine sviscerare tutto e sapere da cosa deriva questo cambio. Però per fare trading, credetemi che non è che sia una cosa fondamentale da sapere. Ok, bene, andiamo avanti. Come si leggono le quotazioni? Allora, le valute sono sempre quotate a coppie, certo. Le valute sono quotate a coppie, qui non l'ho scritto, però se io vado a tradare l'oro, per esempio, c'è l'oro contro il dollaro e c'è l'oro contro l'euro. Si possono tradare entrambi. Il più conosciuto è l'oro contro il dollaro. L'oro contro l'euro no, io non l'ho mai tradato, però logicamente esiste, perché se io vado adesso per esempio con 10.000 euro a comprarmi un lingotto d'oro o comprarmi dei lingotti d'oro, dovrò pagare in euro, quindi esiste logicamente anche questo scambio. Adesso qui parliamo di valute. Le valute sono sempre quotate a coppie, quello che vi ho spiegato prima. Quando io sto facendo del forex con delle coppie di valute, in una maniera o nell'altra ne sto comprando o vendendo una delle due. In questo caso sto sempre vendendo quella principale, quindi quella di sinistra, come ve l'ho detto prima, dollaro yen, in questo caso l'esempio, sto vendendo il dollaro o comprando il dollaro contro lo yen. Quando acquisti o vendi la principale, quindi quella di sinistra, automaticamente stai scambiando con quella parte di destra, la secondaria, quella principale. La valuta principale in effetti è la base per l'acquisto e la vendita. Questa cosa qui è sempre simpatica, perché ogni volta che me la ricordo, io quando ho cominciato a fare forex o trading in generale non la sapevo questa. Cioè io veramente sono arrivato, mi hanno dato il grafico, ho fatto il mio versamento, mi hanno dato un grafico con tutta la griglia e tutto com'è di base, e io ho cliccato compra e vendita. Cioè, da zero, io ho cominciato veramente da zero, da zero, da zero per arrivare poi a scoprire anni dopo, 2 o 3 anni dopo, che la moneta primaria è quella che sto vendendo e comprando. Ed è da fessi fare una cosa del genere. Per quello io consiglio a tutti sempre di fare un attimino di webinar, fare un po' di scuola, di formazione prima di incominciare. Io ho incominciato da zero e senza fare nessuna cosa, come tanti di voi, perché lo so, perché ci si trova davanti con questo potenziale, un po' di capitale che ce l'abbiamo, più la piattaforma che è tutta bella colorata, con tutte queste linee, tutte queste righette dentro, e ci si sente subito il guru della borsa, quindi si vuole cliccare, no? Si vuole entrare nel mercato, si vuole far parte di questo grande mercato. La cosa più sbagliata che esiste, però è un passaggio che si deve fare,
per poi imparare, perché si impara dagli errori. In questo caso vale veramente il detto che sbagliando si impara. Ok? Quando si incomincia a sbagliare, si prenderanno tanti, tanti schiaffi dal mercato, poi forse prima o poi incominciamo a avere del buon senso. Ok, un attimino che controlliamo. Ok. Posso fare del trading con meno di 10.000 dollari? Certo, puoi fare del margin trading. Allora, margin trading, ci sono tanti significati per questo margin trading. Ok, possiamo andare a vedere anche che ci sono delle strategie sul margin trading. Però uguale, cominciamo dalla cosa più base che esiste. Margin trading è il termine che si usa per scambiare con capitale in prestito, nel senso che se io ho 1.000 dollari nel conto e voglio entrare al mercato con 100.000 dollari, che cos'è che dovrò andare a fare? Dovrò andare ad aprire una posizione da un lotto. Ma se io non ce li ho questi soldi qua, chi è che me li dà? Te li dà il broker. Il broker si espone con 100.000 dollari per te, per farti andare con questa posizione. Tu quando apri un conto con un broker, dici sì, ma il broker come fa a me, Pinco Pallino, a prestarmi tutti questi soldi? Il broker ha una rete di fondo speculativo dove fa da controparte, nel senso che ti fa sempre la controparte, che se tu vinci del denaro o se tu perdi del denaro, è lui che ti deve ripagare della tua vincita. Quindi te ne devi fregare di quello che fa lui, il broker, con i tuoi soldi, perché intanto lui li va a mettere in un fondo speculativo dove rimangono fermi per far sì che tu sia sempre coperto nella tua posizione. Ok? Ci sono dei broker che usano dei sistemi che, nel senso che, se tu apri una posizione long, loro te la aprono in short. Il classico ICN si può anche chiamare, anche se non è proprio quello, ma è uguale. Nel senso che per coprirsi della tua perdita o del tuo guadagno, loro fanno la posizione contraria. Questi broker qui piano piano stanno sparendo, perché è diventata anche una cosa un po' difficile fare delle cose del genere. Ci si deve avere dei tecnici che stiano sempre a controllare che il sistema funzioni tutto, perché sennò vanno a finire come gli ultimi 4-5 broker che sono spariti quest'anno, proprio perché facciamo delle cose del genere e poi si sono incasinati. Hanno avuto delle perdite talmente grandi che non potevano più risarcire i clienti e sono spariti dal mercato. Bisogna stare attenti alla regolamentazione del broker, quindi se qualcuno ha dei dubbi, basta che chieda all'account manager di mandare la regolamentazione del broker. Quindi potete leggervi lì tutto quanto la parte finanziaria. Torniamo a noi. Posso fare trading con meno di 10.000 dollari? Sì, lo posso fare. Se io faccio lo scambio in banca, vado in banca, prendo 10.000 dollari, do la cifra, il controvalore in euro e me li porto a casa, sto facendo del broker senza usare, sto facendo del forex senza usare nessun tipo di leva o di lottaggio praticamente. Mi porto a casa e ho i miei soldi sotto il cuscino, che non andranno mai a finire, perché prima o poi potrò sempre tornare in banca e scambiarli con un po' di perdita o con un po' di guadagno. Ok? Quello che ti offre il broker nello spread è diverso, nel senso che se tu vai a fare del trading con un conto da 1.000 e apri una posizione da 100.000 dollari, avrai il classico lotto. Il lotto equivale in questo caso a 10 dollari, se abbiamo il conto in dollari. Se hai il conto in euro è un po' diverso. Io preferisco sempre i conti in euro, perché è la valuta con cui io vivo e mi gestisco la mia vita, nel senso che se io voglio farmi prima o poi un ritiro, mi faccio il ritiro in euro e ce li ho nella mia moneta. Se io poi ho il conto in dollari e mi devo fare il ritiro, dovrò stare attento alla quotazione di come è messo adesso il dollaro, ok? Per andare lì anche a speculare nel mio tasso di cambio, o per andare lì a speculare pure lì, cioè se ho il tempo di aspettare che ne so, io ho fatto un versamento adesso che l'euro dollaro era 1,37, quindi ho ricevuto più dollari in questo caso. Se invece vado a fare, o meno dollari, se invece vado a fare dei versamenti e vado a farmi dei prelievi quando l'euro-dollaro sarà 1,27, devo vedere se ci sto guadagnando o perdere. Okay? Questa cosa qua me la volevo togliere dalla testa, quindi mi sono fatto tutti i conti in euro. Io qualsiasi conto come lo faccio, fino a quando vivo in Europa, me lo farò in euro. Okay?
perché se poi un giorno andrò a abitare in un altro paese me li farò se andrò ad abitare in Giappone me li farò in yen. Ok. Il margin trading, vabbè, questo qui ve l'ho già detto. Certo, ok. Io ho anche un amico che fa del trading così, cioè da quando mi conosce è un ragazzo, lui è, mi pare che sia marocchino, no, tunisino, comunque abita praticamente sotto la banca e gli ho dato questa idea qua e siccome non ne capisce niente di computer, lui fa veramente una cosa del genere, va a comprare, glielo dice una settimana prima alla banca e si porta a casa dei dollari, poi una settimana dopo li va a cambiare, ma guadagna 10-20 euro alla settimana, 20. Ma lui lì basta perché è una persona veramente, è la persona più tirchia che abbia mai conosciuto in vita mia. E fa veramente del trading, del forex, tramite uno scambio a tu per tu con la banca, diciamo. Simpatica questa cosa, l'ho sempre trovata simpatica, ma è anni che lo fa, adesso è tempo che non lo sento, però sicuramente lo fa ancora conoscendolo. Ok, quindi sarebbe sciocco vendere o comprare un solo euro. Di solito si comprano dei lotti, microlotti che sono i 1000, praticamente si apre una posizione da un microlotto, il classico microlotto 0,01, sto scambiando 1000 dollari o 1000 euro in questo caso. Da mini lotto sono a 10.000 e i lotti intero, quello standard, che una volta si potevano solo cambiare i lotti standard, non esistevano né i microlotti né i mini lotti, cioè una volta si cambiava soltanto il lotto, poi hanno... hanno messo a disposizione i mini lotti e poi hanno messo a disposizione i micro lotti, però io mi ricordo che quando ho cominciato io era proprio la fase dove si potevano tradare i mini lotti, che era una cosa fantastica perché non occorreva più avere un conto da 50 o da 100.000 dollari, ma si poteva avere un conto un po' più piccolo. Poi si sono resi ancora più furbi, hanno detto ok, andiamo a prendere anche quelli con pochissimi soldi o con meno soldi che vogliono fare il conto da 500 o da 1.000 euro e hanno messo i micro lotti. Attenzione, a dire si sono fatti un po' più furbi non è una cosa negativa, nel senso che hanno reso possibile a qualsiasi personaggio cittadino di poter partecipare a questo scambio di valute. Quindi il microlotto io lo uso ancora con tante posizioni a lungo termine, uso ancora i microlotti io. Dipende da come si è posizionato come trader. Se io ho, anche se hai dei capitali molto alti, non è sempre bello fare una posizione con tanti soldi, perché prima cosa abbiamo sempre quell'idea lì che stiamo scommettendo di aver ragione contro il mercato o long o short, quindi stiamo sempre facendo una scommessa, quindi non è bello vedere una posizione da un lotto che ti va a meno 2, 3, 4 mila euro, ti rende automaticamente sotto stress, lo stress da trader che andremo a parlare prima o poi nelle lezioni avanzate. Per non essere sotto stress, per essere con, per esempio io domani sera ho una partita di calcio, domani sera io voglio giocarmi questa partita di calcio, siccome la mia squadra di calcio siamo un po' dei vecchietti, siamo arretrati un attimino nel torneo, nel campionato regionale, diciamo, siamo un po' indietro come squadra, non siamo tanto bravi, però se io vado a lavorare, a giocare a calcio con il pensiero che ho in tre posizioni da 7.000 euro aperte, non so se gioco bene. E questo qui era la scelta che ho fatto io per non essere mai sotto stress, cercherò sempre di avere delle posizioni che non mi rendano dello stress. Chiaro che se io faccio una posizione da un lotto, da due lotti, la vorrò chiudere intraday, non vorrei tenermela a lungo termine, a meno che so che sono in guadagno di 5-6 mila euro, allora mi metto lo stop a pari, gioco che sarò un Pelé. Sarò molto più concentrato nella partita, perché intanto so che a casa il mio computer non può succedere niente, al limite mi chiuderà la posizione a pari, se non addirittura con un po' di guadagno, ok? Quindi lo stress con questa funzione che dei micro lotti, dei mino lotti, si può anche evitare di andare sotto stress. Ok, andiamo a vedere quante slide c'ho ancora. La spiegazione di un lotto, ok, la passiamo veloce per non perdere tempo. Il volume 1.00 equivale a un lotto standard. A un lotto standard, quello che vi dicevo prima, quando io vado a mercato non ce li ho, però sono a mercato con 100.000 dollari. Chiaro che su 100.000 dollari a mercato, ogni volta che si sposta un numerino, l'ultimo decimale, quindi un pip,
nel mio conto si muovono 10.000, si muovono 10 dollari nel caso che ho il conto in dollari, perché sono con un capitale molto elevato a mercato. Ok, se io ho un mini lotto, quindi un decimale, la decima parte del lotto, ho un mini lotto, quindi entro con la decima parte di 100.000, quindi 10.000. Il micro lotto è 1.000, un decimo del mini lotto. Ok, altre cose non ci sono, c'è soltanto il lotto, mini lotto e micro lotto. Chiaro che se io voglio entrare con un lotto e mezzo, 1,50, se il mini lotto è 0,15 e se il micro lotto non lo posso dividere, posso soltanto moltiplicarlo oppure posso fare un 0,02, quindi sono due micro lotti, poi per uscire dalla posizione. Sul corso avanzato vi farò vedere come splittare una posizione. Io posso entrare con un lotto, poi quando è tutto in positivo posso chiudermene nella metà, quindi metà la lascio a mercato, metà me la porto a casa e sono esposto praticamente con la posizione praticamente a pari, però sono con lo stesso 0,50, quindi la metà di un lotto ancora esposto a mercato. Splittare una posizione, poi ve lo farò vedere nel corso avanzato. Cos'è la leva? Allora, la leva, io la chiamo leva, poi la parola giusta è proprio la leva, non è la leva che ti dà il broker 1.300, 1.200, 1.100, che poi per noi veramente non ci interessa proprio saperla. Però la leva io considero che la leva sia quello che uso io per andare a mercato. Io non ce li ho questi soldi qua. Un attimino, devo. Ho la gola talmente secca. Allora, se tu vai in banca e chiedi alla banca di prestarti 100.000 dollari perché vuoi andare a comprare questi soldi qua, a meno che tu non fai un credito, la banca non te li presterà mai. Ok? Con la leva che ti offre il broker puoi fare del trading con 100.000 dollari senza averli nel tuo conto. Quello che ti chiede il broker è il tuo capitale in, diciamo, impegno, nel senso che tu, quando tu apri una posizione, tutto il tuo capitale viene passato nelle mani del broker. Se, nel caso che tu vada, per esempio, hai un conto da 1.000 euro o da 1.000 dollari e apri una posizione da un lotto, questi 1.000 dollari equivalgono a 10 dollari, nel senso che con 100 pips, se l'euro dollaro varia di 100 pips e tu sei andato a mercato, ti bruci il conto, nel senso non rimane più niente nel tuo capitale, quei soldi lì fanno parte dei soldi che tu avevi impegnato per aprire quella posizione, quindi non potrai più fare nient'altro. Nel frattempo che tu stai facendo trading, puoi addirittura aumentare la posizione, però aumenti anche il tuo capitale, lo dai sempre di più. Lo metti sempre più impegno andare a fondo, nel senso che se tu apri due lotti perché dici ok, adesso ce la faccio, apro un altro lotto, guarda, mi rimangono ancora 300 euro nel conto, ancora più veloce puoi andare a perdere. Per quello che vi dico sempre, non usate la leva alta se avete pochi soldi nel conto, perché prima o poi non ve ne accorgete e siete esposti talmente tanto al mercato che o dovete chiudervi la posizione in perdita per non bruciare tutto, oppure prima o poi se il mercato non si gira, vi bruciate il conto. Quello è. Non potete fare altro. La leva è uno strumento molto, ma molto bello per chi sa fare del trading veloce, per chi sa fare del trading discrezionale a scalpi e tutto il resto, però per chi è agli inizi e chi non riesce a gestire le proprie emozioni, nel senso che se io faccio scalpi e uso un lotto, posso fare uno scalping, mi porto a casa 4-5 pips, l'abbiamo visto venerdì, però posso fare dello scalping veloce e ho lo stop loss di 5-6 pips, nel senso sto perdendo 50 euro con un lotto, diciamo, però ne posso guadagnare 40, 30, 80, dipende da come si muove il mercato. Cioè, il minimo è sempre questi 5 pips che perdo, quindi 50 euro, però posso guadagnarne 20, nell'arco di 2-3 minuti posso guadagnare 40, 50, 60 dollari. Okay?
Questo però devo essere consapevole che ho lo stop loss lì, quindi mi perdo questa cifra enorme, me la posso perdere. Ok? Bene. Andiamo avanti. Ok, questa è una slide molto lunga, la dovrò dividere perché è un po' lunga. Allora, non so quante ce ne rimangono ancora, ma ormai la finiamo tutta. Stop loss. Che cos'è lo stop loss? Per ridurre le perdite o per definire prima dell'investimento la quantità di denaro che si è deciso di perdere. Qui potrei farvi dei calcoli, magari anche andare in base a delle tecniche di trading, tipo il trading ciclico che faccio io, però perderemo troppo tempo anche perché andiamo fuori discorso. Nel senso che se io mi decido di perdere di mettere lo stop loss a 20 pip dalla posizione dove sono entrato, posso farmi il calcolo di questi 20 pip che se voglio perdere 200 dollari lo metterò a un lot, farò una posizione da un lotto. Se invece voglio perdere soltanto 20 dollari metterò una posizione da 0,10. Ok? Per farvi l'esempio dello stop loss. Il take profit è una funzione, lo stop loss lo finisco dopo, allora. Il take profit è una funzione che se io lo uso per esempio molto poco il take profit perché sono davanti al computer. Se non sono davanti al computer mi metto il mio take profit in una zona dove io penso o per via di un punto di pivot o per una resistenza o un supporto dove il mercato si potrebbe fermare. Allora lo metto lì e mi arriva lì, mi si chiude la posizione automaticamente se non sono davanti al computer. Il take profit lo posso aggiustare. Nel senso che potrei mettermi al posto di un take profit quando la posizione è già in guadagno, potrei mettere un trailing stop. Lo potrei usare anche come take profit, nel senso che se la posizione adesso ha un gradino del trailing stop di 15 pips, allora automaticamente che il prezzo continua ad andare verso nel senso della mia posizione, se io sono long, continua ad andare long, ogni volta che lui sale di 15 pips, quindi il gradino di 15, si porta appresso anche lo stop loss, quindi mi metterà sempre lo stop loss sempre più alto e aumento la mia performance. Io non lo uso perché ho visto tante volte il prezzo scendere e poi ritornare nella zona dove volevo io prendere profitto, quindi non uso mai il trailing stop, però è una scelta mia. Lo stop loss, non è detto che lo stop loss devo essere assolutamente sempre sotto il prezzo di compra. Se io adesso ho aperto una posizione diciamo a 1,30 in short e il prezzo mi va a 1,29, non è che io lo stop loss lo devo lasciare lì, lo posso mettere a 1,29,50, quindi sono già in guadagno di 50 pips, se il prezzo mi torna indietro non ho perso niente, anzi ho guadagnato 50 pips. Quindi lo stop loss automaticamente lo posso sempre aumentare, diventa un trailing stop manuale, nel senso che io stesso lo posso gestire. Domande, vedo che le sto rispondendo automaticamente. Ok. C'è un problema ancora? Mi sentite? No, mi sentite ancora? Ok, perfetto. Sembrava che fosse andata via la connessione. Allora, long e short buy and sell. Allora, bisogna tener conto che magari sono cose veramente basiche, tutte le sappiamo, però c'è sempre qualcuno che ancora o non è pratico di computer o non è pratico dell'inglese e questo qui secondo me è una cosa fondamentale. È fondamentale sapere come funziona un computer, nel senso che, vabbè, non voglio sapere come funziona Microsoft, Windows e tutto il resto, però devo un attimino un po' bazzicare sul computer, devo saperne di qualcosina. Come devo anche sapere qualcosina tipo long e short, che cosa vuol dire in inglese. Io l'inglese l'ho mastico, diciamo, e mi va bene, mi basta già così. Mi piacerebbe parlarlo veramente ancora meglio, però visto che ne parlo già altre tre di lingue, sarebbe l'inglese è per me la quarta lingua, lo parlo bene, mi posso comunicare tutto il resto, quindi non c'ho problemi. Però c'è sicuramente tra di voi e chi arriverà poi che di inglese non sa proprio niente. Per questo è questa slide. Long e short buy and sell. Se uno vuole comprare, si deve ricordare che long, buy vuol dire comprare, long è andare lunghi. Quindi andare lunghi nel mercato vuol dire comprare, andare long. Noi diciamo automaticamente, anche se siamo italiani, se io vado long,
vado lungo praticamente, vado lungo di dollari, vado lungo di euro. Quindi è una cosa veramente da ricordarsi. Se invece vuoi vendere, si deve ricordare, voglio shortare, c'è una parola italianizzata, shortare. Vado corto di euro, vado corto di dollari, quindi voglio vendere. Buy and sell, sell vuol dire vendere, quindi vendo, short, andare corti, quindi sto vendendo. È una cosa veramente fondamentale da sapere, sembra è una cosa da niente, però sono sicuro che qualcuno di voi, o di voi adesso magari nel gruppo che è piccolino, no, ma nei prossimi che arriveranno, non sanno neanche cosa vuol dire long. E non è una parola presa così, dobbiamo anche andare a cercarla nel dizionario, queste cose qui. Poi se qualcuno vuole andare a cercarsi nel mio sito, c'è un piccolo vocabolario proprio di trading, piccolino perché non l'ho più aggiornato da tanto tempo, però tante cose le trovate lì. Ok. Cos'è? Ok. Ok, questo qui è un esempio. Allora, esempio con euro-dollaro, la valuta principale. Quindi è la base per lo scambio. Se credi che l'economia americana continuerà a indebolirsi e che il male è che è male per il dollaro, quindi potrei comprare l'euro-dollaro. In questo caso è l'incontrario, questa slide è un po' vecchiuccia, l'incontrario sarebbe in questo caso vendere l'euro e comprare il dollaro, perché l'economia americana, come tutti sappiamo, è molto più sta molto meglio l'America che l'Europa, quindi deve considerare che per il momento è consigliabile sempre vendere l'euro e comprare il dollaro. Chiaro che ci saranno delle giornate dove l'euro prevale con forza, uscirà qualche dato, ci saranno le prese di profitto, quindi qualcosa sale di più e non riusciamo anche se vendiamo l'euro, magari quella giornata lì faremo o delle perdite o comunque rimaniamo con delle posizioni aperte. Però sapendo che a lungo termine l'euro dovrà scendere, nel senso che magari guardando il cotto report, guardando i dati fondamentali, alla lunga diciamo che l'euro non prevale sul dollaro. Ok? L'esempio sotto, se invece credi che l'economia americana sia forte, andrai a fare una posizione di vendita sull'euro. Quindi solo questo è un esempio, non so perché l'ho messo qui dentro. Ok, come si guadagna nel Forex? L'operazione, quando tu compri 10.000 euro, il tasso di cambio è di 1,31. Quindi se io compro 10.000 euro, ce li ho lì, il tasso di cambio a 13.100, 2 ore più tardi, tu hai 10.000 euro in dollari, al tasso di cambio 1,32, saranno 100 dollari in più. Ed è questa la differenza che ci porta a fare del profitto. Ok? Qui adesso è fatto con 10.000 euro, quindi con una leva da un lotto, abbiamo questa possibilità di guadagno. Ok? Questa slide è proprio la cosa più base che stiamo facendo, quindi quasi tutto si ripete. Bene, siamo arrivati alla fine. Cos'è che vi posso ancora dire per chi è all'inizio? C'è qualcuno che ha ancora qualche domanda? Questa è veramente la parte più iniziale che. La cosa che mi è venuta in mente quando io ho fatto queste 10 slide, che poi per il momento sono solo 10, le lasceremo 10, sono lunghe, a volte sono troppo lunghe, le potrei anche dividere in due e farne più puntate. Fai, scrivimi pure Francesco, non c'è problema. Aspetto la tua domanda. Mi hai scritto una domanda. Ecco. Il profitto in dollari. Qui? Vabbè, non ti fissare se è in dollari o in euro. Fai conto che la cifra. Non capisco da che cambio. Fai conto che la cifra. Non pensare adesso che in dollari. Qui ho scritto in dollari. Vabbè, dai, magari era euro. Uguale, non importa. No, no, non ti fissare sul. Sulla moneta, fai conto, io dico sempre su questi 10.000 punti, diciamo, hai guadagnato 100 punti, che poi tu abbia il conto in dollaro, che tu abbia il conto in euro, che tu abbia il conto in yen, è la stessa cosa, cioè nel senso che tu stai guadagnando 100 punti. Ok?
All'inizio vi faccio vedere anche un trucchetto, per esempio, che io ho usato per tanto tempo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Allora, se io qui ho le posizioni aperte, se io voglio vedere le posizioni non così, me le metto con profitto in termini di punti. Vedete che qui non ci sono più le cifre, ma ci sono i punti. Ti rispondo subito, Francesco. Vedete che ci sono i punti? Sapete perché io usavo una volta i punti? Perché se io voglio fare guadagnare 20 punti e poi vedo e sono entrato con una leva finanziaria molto bassa, nel senso che dopo 20 punti sto guadagnando 2 euro con un conto molto piccolino, magari per chi all'inizio, sono più predisposto a tenerla ancora a quella posizione. Ma se io mi sono prefissato di guadagnare 20 punti, quando qui arrivo a 20 punti, chiudo la posizione, perché non vedo i soldi. Guardando i soldi si è un attimino più predisposti a lasciar correre sempre la posizione, a non voler portare a casa, sono troppo pochi soldi, sono 2 ore che sono al computer e sto guadagnando 2 euro, però in proporzione al conto, dobbiamo far conto che 20 punti, se l'euro-dollaro si sposta di 80 punti più o meno al giorno e io ne sto portando a casa 20-25, già sto portando a casa un quarto di range giornaliero, quindi mi posso rendere contento con la mia posizione. Io ho fatto un periodo che non guardavo i soldi ma guardavo i punti. Mi trovavo più a mio agio a guardare i punti perché portavo a casa, mi sono prefissato 20 punti, li porto a casa. Okay. Poi vedete qui che il DAX, per esempio, è a 233, questa qui. Se io la metto in profitto, termini di valuta di deposito, questa qui, dov'era? È a 500, è diverso, questa qui era, 208, ed è diversa da quello che mi offre l'euro-dollaro. Okay? Quindi qui potete farvi anche dei confronti per vedere quant'è un punto e quanto non è un punto. Sì, Francesco. Lo spread lo paghi una volta solo al broker, non lo paghi. Una volta c'erano anche dei broker che ti facevano pagare lo spread doppio. Io non li ho mai visti queste cose, come è stata raccontata diverse volte, quindi alla fine ci credo. Una volta esistevano dei broker, entravi a posizione, quando entravi a posizione pagavi lo spread, quando esci dalla posizione lo pagavi di nuovo. Esisteva una cosa del genere. Adesso io non li ho mai visti, però mi è stata raccontata tante volte, come detto. No, lo spread lo paghi una volta solo, lo paghi quando tu entri, prendi posizione al mercato, lo paghi, appena tu entri o sei con poca perdita, perché per prendere lo spread il broker se lo prende subito, quindi entri subito quando la posizione è già un attimino in sfavore, diciamo. Però dipende, se tu entri giusto ci mette un attimo andare in positivo, poi devi stare tu pronto a prendere profitto, a mettere lo stop a pari o avere lo stop comunque. Lo stop lo puoi inserire ancora prima, in questo caso qui, adesso non lo so se lo posso inserire, fammi vedere. Vediamo, nuovo ordine. No, qui non è abilitato, però di solito, fammi vedere nell'altro conto. Sì, nell'altro conto sì. Qui non è abilitato, non so il perché. Non posso inserire lo spread, non so perché, non ho capito il perché, dovrò capirlo il perché. Allora, nel senso che sicuramente qualcosa di impostazione. Normalmente quando io entro al mercato qui posso già inserire in anticipo, qui dove c'è scritto stop loss, posso inserire lo stop loss. Fammi vedere se posso magari farvi vedere l'altra senza farvi vedere il conto. Sì. Questa qui, vedete che qui posso entrare a mercato, però prima di entrare al mercato posso inserirmi lo stop loss. Appena clicco una volta già mi dà dove lo posso inserire, no? Non so se adesso io voglio entrare long, me lo vado a inserire più basso. Questa linea rossa che vedete voi qui, questa, sul lato, questa qui più bassa, 94-93, è lo stop loss. Me lo posso inserire. Quindi se io compro, automaticamente ho già lo stop loss a quel prezzo lì. Ok? Se io vendo, devo andarmi a mettere lo stop loss più alto. Ora vado su, vedete che si muove, stop loss, c'è scritto anche SL, no?
me lo metto, logicamente se io vendo lo dovrò mettere sotto il prezzo, sopra il prezzo di vendita. Quindi questo è il prezzo di vendita, questo è il prezzo di compra. Ok? Quindi anche questa l'abbiamo fatta. Ok, cosa sta facendo l'euro-dollaro lì? Sta sempre andando su e giù. C'è molto movimento stamattina come le prime ore di contrattazione, devo dire la verità. Va bene, niente, io avrei finito, ci sono altre domande? Mi devo anch'io, devo dire che dopo 2 o 3 anni, 2 anni e mezzo che non faccio corso base, anche me non sono preparato con i corsi base, cioè ce li ho tutti iscritti, tutto il resto già che sono preparati, però devo un attimino anche riprendere la mano. È stato un periodo che non li ho voluti più fare perché diventano un po' un attimino anche una cosa un po' noiosa da parte mia. Invece devo dire la verità che mi è piaciuto farlo. E ripetere anche per me, devo un attimino ricordarmi un po' tutte le formule e tutto il resto, però non c'è problema, col tempo li facciamo. Se c'è qualcosa che non è chiaro, lo potete andare a vedere nel mio sito, che è questo qui. Questo qui, il primo, mp-forex.com, è un sito gratuito e ci sono tante cose basi del Forex, quindi potete andare a leggervi lì. Sull'altro sito invece Visual Trading è soltanto per chi un attimino. Ti rispondo subito. Ti rispondo subito, Francesco. Ti rispondo subito. Allora, quest'altro sito qui è un sito a pagamento, quindi logicamente è una cosa un attimino un po' più avanzata, ci sono segnali di trading, ci sono gli indicatori e tutto il resto. Questa è la mia mail e questo è il mio contatto di Skype per chi è nuovo. Allora, Francesco, notato che non si può mettere lo stop loss. Allora, un attimino solo, che andiamo a vedere. Hai questo problema qua? Che sono disabilitati? Dimmi se è questo il problema. Sì. Allora, andiamo a vedere un attimino se riesco io a capire perché. One click trading. Solo, vediamo subito se questo è il problema, se no. Mettiamo solo. Facciamo così. La riavvio. Non la posso neanche riavviare se è troppo confusione. Allora. Sì, anche io ho visto che c'è questo problema qua, allora. Allora, pensavo che fosse soltanto a me. No, allora niente, fai così. Fai così. Ok, non so adesso se c'è ancora Michela con noi. Questo problemino qua è da chiedere perché anch'io ho notato che c'era questo problemino qua. Allora, questo problemino qua che per chi vuole entrare prima infatti è disabilitato. Devo dirti l'abilità disabilitata. Vabbè, non è questo il problema perché tu potresti entrare dalla posizione adesso e metterti lo stop. Però per essere più precisi dovrebbero essere già attive queste cose qua. Ok? Quindi visto che non so se era una domanda questa. Certo che si può. Guarda qui. Vedi che qua la differenza. Questo. Allora. Lo mettiamo anche euro-dollaro. Okay, vedi che qua è abilitato e qui è abilitato, qui invece è disabilitato, cioè non funziona. Si può entrare e inserire dopo, sì, però normalmente dovrebbe essere abilitato come lo vedi nel lato sinistro, che è il conto reale, un conto reale, questo qui invece è il conto demo non funziona. Deve funzionare comunque, 100% deve funzionare. Quindi sto parlando con Michela. Michela, fammi il favore, chiedi al tecnico di sistemarlo nel conto di Francesco che non funziona. Ok? Perfetto. Fatto, quindi Francesco stai tranquillo che si risolve. Ogni cosa, ci si deve sempre un attimino confrontare. Ci sarà qualcosa che non è stato allacciato bene, non so.
Ok? Perfetto, comunque hai visto che nell'altro conto funziona, quindi è impossibile che non funzioni, deve funzionare. Un'altra domanda se c'è tempo. Vai Francesco, fammi l'ultima domanda. Non c'è problema, fai, fai. Scrivi, scrivi. Quando si mette lo stop loss? Allora, hai mai sentito parlare di posizioni scoperte? Anche lì ci sono... non... Ah, aspetta. Vabbè, non è tutta la domanda? Fammi tutta la domanda allora. Lo stop loss io lo consiglio di mettere sempre. Chi è agli inizi, se non usa lo stop loss, non è garantito, ma è nella brutta strada che arrivi a fine corsa. Nel senso che lo consiglio veramente a tutti di mettere lo stop loss, perché si ha più ragione con lo stop loss. Anche se a volte lo stop loss ti prende lo stop e poi andrebbe meglio però. Fare il calcolo automatico, ad esempio, voglio mettere 50 pips, scrivo 50 da qualche parte. Certo, chiaro. Vediamo. Se posso farlo in conto. No, lo puoi fare quando la modifichi, questa sì. Allora, quando tu modifichi una posizione, vediamo se riesco a farlo qui. Lo faccio vedere. Allora, io voglio modificare un'operazione, mettiamo tipo questa. Modifica l'ordine. E qui vedi, posso mettere lo stop loss a 40 punti dal prezzo che è attuale. Se voglio mettere, magari lo cambio adesso. Metto qui, scrivo 200. Vedi come lo sposta anche sotto? Qui me lo sposta. Io lo posso mettere a 100 e me lo sposta solo di 100. O di 1000 o di 100, questo lo posso fare, ma una volta che la posizione è già in essere. Ok? Qui leggi sotto, devo essere il take profit dello stop loss devono essere almeno 40 pips a distanza dal prezzo attuale, se no non te lo dà. Quindi se un giorno non ti si attiva questa qui, vuol dire che non te la dà, vedi? Per esempio, se io adesso lo metto a 2000, copia come. Vedi che si accende, se io lo metto però a 30, copia come, diventa, non si accende più la barra, perché sono troppo vicino. Se io lo metto a 40, è acceso. Se io lo sposto di un pip, o di 2-3 pips, nel senso dell'altro lato, prima o poi mi si spegne perché non è più a 40 pips. Vedi? Devo andare a cercare il prezzo sempre a distanza di 40. Ok? Però nella parte iniziale lo devi tu inserire a mano. Però andiamo a vedere un'altra cosa. Se io metto un nuovo ordine e questa funzione qui è attiva, che deve essere attiva al 100%, appena io clicco qui, come ti ho fatto vedere nell'altro conto, automaticamente, appena io clicco o sopra o sotto, mi dà il prezzo. Poi da qui posso decidere io o manualmente, oppure vado con il cursore, lo cancello, ci scrivo io quello che voglio. Me lo posso gestire. Ok? Bene, allora altre domande non ci sono. Qualcosina l'abbiamo fatta. Bene, il webinar l'ho registrato. Ci siamo, perfetto. Bene, ok, allora io vi ringrazio. Michela che ci ha ascoltato ha sentito che il problemino dello stop loss da inserire, il take profit da inserire all'inizio, non è un problema grave, lo risolve sicuramente. Io lo so al 100% che si può, quindi lo dovrà risolvere il tecnico. Ok? Perfetto, io vi ringrazio della partecipazione. Scusatemi di nuovo del link di entrata. Ci sono ancora un attimino dei problemini di organizzazione, ma non c'è problema, avete visto che abbiamo risolto. 15 minuti di ritardo, però se fate il conto che ogni volta che io faccio il webinar, anche se incomincia alle 9 e mezza, non finiamo mai alle 10 e mezza, quindi anche l'altra volta abbiamo fatto un'ora e 45, e anche venerdì. Quindi con questo io vi saluto, vi auguro un buon start in settimana, ci sentiamo mercoledì per il corso avanzato, poi ci sentiremo venerdì per fare il corso riassuntivo della settimana e per fare anche magari un po' di live trading. Non è detto che non possiamo fare live trading anche mercoledì comunque, qualcosina la facciamo lo stesso. Bene? Ciao ciao! No, mercoledì non è un corso base è solo lunedì.
Corso avanzato è mercoledì. Va bene? Ok, Francesco? Perfetto. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, Carlo.